Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Conte si aggrappa all'emergenza, la sua ancora di salvezza che gli ha permesso di sopravvivere fino a questo punto. E mentre lui temporeggia, prende tempo perché sa che non ha soluzioni, non sa cosa fare, intanto il PD trama per distruggere il Movimento 5 Stelle e prendersene una parte. La parte che più gli interessa per ingrossare le sue file. Quindi quello che non c'è in questo governo è una visione per andare avanti, quello che chiedono tutti, una visione, un progetto, una missione per il futuro, come risolvere i problemi grandi, economici e sanitari. Ma il problema non è che manca una visione. Il problema è che non ci può essere una visione perché questo governo è un governo che ha dei limiti, è un governo limitato geneticamente perché questo governo nasce per contrastare il salvinismo, serve per fermare Salvini, per fermare il centrodestra e la sua salita al potere. E per fare questo si sono uniti delle compagini differenti, Renzi, che poi ha fatto la scissione, il PD, l'EU, il Movimento 5 Stelle. E quindi il governo può avere una visione? La risposta è no. Quindi geneticamente non riesce ad andare avanti. Ma la fine di questo governo la evocano un po' tutti. Carlo Bonomi, Ignazio Visco, Confindustria, Banca Italia lanciano l'allarme. Bisogna avere una visione, farlo finché si è in tempo per cercare di correggere la via, perché il timone è rotto, bisogna costruire un timone, però bisogna sapere dove andare. Ma Conte cosa fa? Prende tempo, temporeggia, perché non ha soluzioni, non sa che fare, non sa da che parte girarsi. Quindi il Conte bis nasce appunto come scacco matto a Salvini. Quindi a Salvini che puntava tutto sulle elezioni per mettere da parte Salvini definito pericoloso, estremamente pericoloso da una parte di sinistra che utilizza questo linguaggio per aizzare il suo popolo, unirlo in testuggine per combattere il centrodestra identificato come neofascismo, i nuovi partigiani del 2020 contro il neofascismo e Franceschini e Zingaretti dicevano siamo negli anni 20 come quelli del secolo scorso, vedevano queste assonanze, queste somiglianze, anche allora si era sottovalutato il fascismo, no? E mi viene in mente il film Sono tornato, no? Quello dove si ripropone il ritorno di Mussolini in Italia. Non so chi l'ha visto, io ho visto degli spezzoni su YouTube, no? Quando c'è la signora anziana che dice: Io conosco quegli occhi guardando il Mussolini che era tornato, no? Io lo conosco, anche allora ridevano, pensavano che era un comico. E mi viene in mente un po' Franceschini e Zingaretti che dicevano: anche adesso siamo negli anni 20, anche allora sottovalutavano il fascismo. E mi viene in mente quel film con la vecchietta che dice: io conosco quello sguardo. Anche lì ai tempi ridevano e pensavano che era un comico, no? Fa abbastanza simpatia questa similitudine tra il film Sono tornato e Zingaretti Franceschini che dicono sono tornati al plurale, sono tornati e noi siamo i nuovi partigiani. Beh, quello è un film, Sono tornato è un film, mentre queste sono farneticazioni di visionari che non lo so se realmente vedono il fascismo dappertutto o è una costruzione per aizzare il proprio popolo e per riunire i ranghi, serrare i ranghi a testuggine per combattere il centrodestra. Chi lo sa? Bisognerebbe essere in quelle testoline per cercare di capirlo. Quindi
Questa maggioranza non aveva altro orizzonte che quello di sterilizzare Salvini, il salvinismo. Ci sono riusciti, si sono messi insieme e hanno impedito a Salvini, la Lega, il centrodestra di andare al potere. Però non sono mai andati più in là di questo punto del fermare il salvinismo, perché è un governo tecnico, diciamo, nato per ostacolare, no? Non nato per vincere, ma nato per ostacolare Salvini. E quindi così si dimostrano tutti i limiti di questo esecutivo, limite strutturale, perché non c'è mai stato un punto di svolta. Ha trovato nei mesi dell'emergenza questo governo una sorta di unione fittizia, unione fatta con la colla, anche perché c'è ancora questa tragedia in atto, quindi tutti si sono silenziati e hanno detto, vabbè, sta guidando Conte, lasciamolo guidare, come diceva Salvini. Noi siamo sull'autobus, lui guida. Poi quando ha finito di guidare, che ha parcheggiato l'autobus, vedremo se ha guidato bene. E qui siamo già in quella fase del vedremo se ha guidato bene. Ma tutti stanno giudicando se ha guidato bene Conte, sia la maggioranza sia l'opposizione. Ma Conte parla di riforme. Parla di miliardi, di cose che nessuno ha mai fatto prima, che il mondo lo invidia, tutti ci invidiano, tutti lo chiamano per dire quanto sei bravo, ma come hai potuto fare certe cose? Sei un esempio a seguire. Ma lui ci crede, eh? Il Giuseppi, nella sua mentalità giuseppiana, crede realmente di lui essere un'entità superiore che sa, che indica la luce al popolo, di là, andiamo di là. Dove? Dove? Di là, quella strada lì, no? Così, intanto ogni volta che prova a mettere sul tavolo qualcosa, putiferio, no? Se ci mette sul tavolo qualcosa di concreto, non quell'aria fritta da PD, ma quando c'è sul tavolo qualcosa di concreto, facciamo questo con nome e cognome, allora apriti cielo in Consiglio dei Ministri, stanno lì tutta la notte a litigare tra testoline che la pensano completamente differenti, e così tra correnti, litigate, eccetera, eccetera. Conte di fatto è condannato a essere nullo, nel senso nullo perché alla fine quello che si produce è nulla, è nullità. E così lui sopravvive rimandando i conti con la realtà. No? Come diceva Vasco Rossi, guardala in faccia la realtà. Na, na, na. Ecco, non so chi se la ricorda, vero? Quindi temporeggia, prende tempo per rimandare più in là la caduta dopo la catastrofe. E tutto perché? Perché lui vuole rimanere a Palazzo Chigi, proprio è innamorato del potere. Quindi il piano di rilancio finora è fittizio, sulla carta, ipotetico, si parla di centinaia di miliardi, ma alla fine è arrivato qualche buono spesa da 25 euro. C'è problema sui fondi europei, sul MES, sul Recovery Fund, sul BEI e su tutto quello. Ma lui spera di arrivare fino all'autunno, di far bollire in pentola queste cose fino all'autunno. All'autunno. Però si intravede uno scenario da tempo. I 5 Stelle prima o poi si sfalderanno in tre parti. Un pezzo uscirà dalla maggioranza, un altro, ormai vicino al PD, scommette su una nuova cosa rossa, con Fico come portabandiera e Di Maio che incarnerà un centro-sudista pronto a saltare sul carro di qualsiasi vincitore. Non a caso è un maestro di tattica come Franceschini proprio. L'altro ieri ha parlato di alleanza strutturale tra PD e 5 Stelle. Non è però una vera alleanza, ma un'offerta pubblica d'acquisto su un terzo della galassia grillina. È quella che serve al PD per far cadere il Conte bis, imbarcare responsabili centristi e dare una scusa a Mattarella per non sciogliere le Camere e chiamare le elezioni. Non è detto che il piano di Franceschini riesca, ma ci sta lavorando da mesi. Quella di portare via un pezzo di 5 Stelle e ingrossarsi come PD, in modo da presentarsi a un governo di unità nazionale o a nuove elezioni con un PD con una certa percentuale
che gli possa permettere di concorrere veramente per la guida del paese e non fare da comparsa. Il nome che ricorre è sempre quello di Draghi, sia Banca Italia, Confindustria, il nome è sempre quello di Mario Draghi. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.